Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video, sempre in compagnia di Caterina con la Lucca Manga School, e oggi andremo a vedere i 10 errori da non fare quando si fa un manga. Ce ne sono in realtà molti di più, però ne abbiamo scelti 10 Esatto. particolarmente comuni che come insegnante vedo spesso, ecco. Cominciamo proprio dall'errore più Proprio basilare, vai. ovvero non usare le basi. Quando non si usano le basi per il disegno, quando non si fa uno sketch sotto e si va direttamente a disegnare, 9 su 10 qualcosa si sbaglia. Ci sono tipo i mostri di bravura, tipo Kim Jong-il. Quelli sono semidei. Sì, e poi comunque sono sicuro che lui abbia passato anni a fare le basi ugualmente. Ora sa ogni Sicuramente. reference nella sua testa a memoria, però si è allenato come un pazzo. Per esempio, se dovessi disegnare un personaggio senza alcun tipo di base, se dovessi disegnare Saitama solo a mente, È così mutaforma. non è proprio convinto. Ha preso un bernoccolo fortissimo, Ha preso un innanzitutto. bernoccolo fortissimo, terribile. Gli occhi che uno va su, uno va giù, la testa che non ha senso, l'orecchio che è praticamente appiccicato all'occhio. Invece Un bello schema che abbiamo usando imparato nel lo primo schema. episodio, infatti oggi sarà anche una sorta di riassunto dei vari episodi prima dell'ultimo nel digitale. Ecco, vedete, già sta seguendo uno schemino e guardate come Saitama sta venendo bello. Gli occhi che sono all'altezza giusta, il viso che non va dove gli pare, la testa bella tonda e lucida. Spin! La forma e l'altezza dell'orecchio, il mantellino e abbiamo Saitama. Eccolo qua. Molto meglio, molto Già. meglio. Abbiamo tipo One versus Esatto, beh, si è smurata. E One non segue le basi. Questo è Ecco, è One. l'eccezione che conferma la regola, voi seguite le basi. Non ci sarà Murata che farà del vostro manga una versione migliore, quindi deve essere voi a disegnarlo bene. Il secondo errore, invece, ragazzi, è quello di disegnare prima un occhio e poi l'altro. L'avevamo già detto ampiamente nell'episodio su il volto. Ma è un errore che spessissimo si continua a fare, è quello proprio di non disegnare i due occhi insieme. Ora ci fa vedere una dimostrazione pratica. Ok, senza neanche andare a fare basi né niente, vado proprio a fare un occhio e lo faccio tutto quanto, con le ciglia, le cose. Poi devo cercare di fare l'altro occhio uguale. Già abbiamo un'iride più grossa e una più piccola. La forma l'abbiamo. È un po' Questo sta andando diversa. più giù. Ecco perché non lo faccio mai, è uno stress. Qui abbiamo chiaramente la sindrome del secondo occhio. Già, e va curata. Va curata, l'unico modo per curarla è di nuovo fare le basi, quindi fare gli occhi insieme. Li andiamo a Quindi costruire in contemporanea. intanto diamo una base e le andiamo a costruire in contemporanea. Aggiustiamo, ritocchiamo in maniera che siano più simili possibili. Ecco, vedete, le ha costruiti mano a mano, facendone tutti e due insieme. Come vedete, si assomigliano molto di più tra di loro rispetto ai due fatti sopra, perché comunque li ha costruiti amalgamandoli per bene, facendoli bene insieme. Ok, il terzo errore è usare le teste per misurare. Ne abbiamo parlato quando si Nell'episodio parlava del del character corpo. design. Esatto, quando si parlava del corpo ne abbiamo parlato. Però adesso vi faccio vedere come mai appunto non si fa questa cosa qui, non si misura con le teste. Per prima cosa faccio un manichino, misuro usando la testa come unità di misura. 4, 5, 6. Quindi abbiamo 6 teste come unità di misura. Se io divido il corpo con le teste, per esempio, le ginocchia sono tra una testa e l'altra in questo caso, anche i gomiti non sono allineati ad Certo. alcuna testa, il collo, le spalle, è tutto scollegato. Quindi se devo andare a fare un personaggio che fa la Kamehameha, ok, mettiamo che devo fare un personaggio che fa la Kamehameha, una testa, due teste, tre teste, forse il bacino sta qui e per le È un lombrico, è gambe, sì, sta diventato. diventando il brucomela. Quindi quello che faccio è dividere gli arti a metà, so che dalla testa ai piedi a metà c'è il bacino, dalla spalla al polso a metà abbiamo il gomito, dall'anca alla caviglia abbiamo a metà il ginocchio e quindi posso mettere il personaggio in posa naturalmente e controllare che le forme siano giuste. Per esempio, in questo caso posso prendere la spalla, l'articolazione della spalla e l'articolazione del polso e so che tra i due ci sarà il gomito e questo mi aiuta. Quindi vale lo stesso anche per il bacino e la caviglia a metà.
l'avevo preso bene, vedi? E in questa maniera possiamo andare a tirare fuori le pose, anche le pose più complicate, con un po' più di sicurezza, senza andare a cercare a metà della terza testa c'è esatto. l'ombelico e queste cose qui. È tutto più chiaro, è tutto più semplice. Il quarto errore da non fare è il cosiddetto body painting, ovvero disegnare i vestiti completamente appiccicati al corpo. Infatti, come abbiamo detto, sia per i capelli sia per tutte le parti che non sono sostanzialmente pelle, devono avere, diciamo, una certa distanza dalla nostra base del personaggio. Stessa cosa vale anche per i vestiti. Vediamo ora un esempio di vestiti fatti male, vestiti fatti bene, come devono essere fatti. Qui abbiamo due basi, due basi di busto sulle quali metterò una maglietta. Se andiamo a fare la maglietta direttamente incollata, magari neanche disegniamo solo il busto, disegniamo tutto e poi ci mettiamo una riga. Questo è un body painting, non sì. sembra una maglietta messa addosso a un personaggio. Ma quindi, è tatuata più che altro sul personaggio. È tatuata. Poggiamo delicatamente sul nostro personaggio la maglietta. Vediamo come si fa. Ecco, vedete? Hanno delle pieghe, le maglie hanno dei volumi. Se per esempio facciamo una cosa del genere, già si vede, si capisce che è qualcosa di appoggiato addosso al corpo. Quindi abbiamo la manica che sta sopra al mm-hmm. il braccio, è più larga la manica rispetto al certo. braccio. Così come il collo non si appoggerà perfettamente addosso, ma avrà anche qui un gradino perché si appoggia sopra al corpo. Lo stesso vale per i capelli. Quando parlavamo dei capelli, si appoggiano sopra certo. alla base. Il quinto errore invece da non fare mai è partire dalla storia. Quando parlavamo di name abbiamo accennato appunto il fatto che in Giappone si parte dal personaggio e non dalla storia. E qui, siccome è molto importante, lo volevo ripetere. Partire dalla storia dove uno pensa: ah sì, voglio fare una storia dove c'è un anello che se qualcuno lo mette addosso diventa invisibile, però se diventa invisibile diventa cattivo. Non è la stessa cosa di dire: voglio fare una storia dove il personaggio principale è una persona tranquilla che vuole solo stare nella sua casina e non vuole fare nient'altro che stare nella sua casina, bere il tè e mangiare pasticcini, però gli viene data una missione importante di andare a distruggere questo anello nel vulcano. Questa è una trama pensata alla giapponese, ecco. Naruto non è la storia di del villaggio della foglia e poi ci sono le lotte e poi c'è il cattivo, ma è la storia di Naruto, il personaggio che vive nel villaggio della foglia, ma soprattutto nei primi volumi la storia si basava sul fatto che Naruto aveva il sogno di diventare Hokage, di diventare il capo, però non era bravo e quindi doveva allenarsi tanto, doveva imparare le tecniche. In questo modo si va a creare una storia con la quale il lettore si può relazionare. E qui non possiamo fare disegni. No, qua dovete imprimere queste parole nella vostra testa, ecco, non si può fare disegnini. Mentre possiamo fare disegnini per il prossimo consiglio, cioè quello che non dovete assolutamente fare è fare tutto a mano libera. No ragazzi, ci sono certe cose che vanno bene fatte a mano libera e altre che devono essere fatte con il righello. Non esiste, infatti tipo soprattutto quando si vanno a fare le macchine, i macchinari, esatto. che per usare il curvilineo soprattutto gli studenti cercano sempre di non utilizzarlo, soprattutto quando c'è da farlo col pennino. Invece è molto importante utilizzare il righello perché magari siete capaci a tirare una linea più o meno dritta, ma non sarà mai dritta e precisa quanto una linea tirata col righello. Quindi bisogna metterci l'animo in pace, utilizzare il righello perché purtroppo serve. Soprattutto bisogna essere precisi appunto su quegli elementi architettonici oppure come macchinari, perché dovete farli vedere realistici. È inutile dire: ma è il mio stile. No, quello no. Quello magari si può applicare ai personaggi, ma non certo ha delle cose che devono essere rappresentate così magari come sono la realtà. Anzi, soprattutto quando andate a inventare qualcosa, quindi inventate un macchinario dal futuro ad esempio, un qualcosa che non esiste tuttora, deve essere ancora più preciso. Dovete interrogarvi: come funziona dentro? Come è fatto?
perché anche solo da questo si vede l'abilità di un disegnatore proprio nel rappresentare quell'oggetto. E a mano, fidatevi, è molto molto difficile, se non impossibile alcune volte. Bisogna avere appunto ben presente come sono fatte le cose, la maniera in cui vengono utilizzate, e perché una scrivania e un comodino sono fatti nella stessa maniera ma hanno degli utilizzi diversi. La base è quella, però sono degli utilizzi diversi, quindi bisogna che sia chiaro. E se appunto un personaggio si siede a disegnare su qualcosa che sembra un comodino, il lettore rimane confuso. Okay. Mentre la settima qual è? Dimmi un po' qual è la settima. Siamo alla sesta. No, alla la sesta l'ho appena detta. Ok. Disegnare su foglie a righe o a quadretti. No. Cioè, se siete a scuola e vi scappa il disegnino, capisco, può succedere. Abbiamo fatto tutti quello. L'abbiamo fatto tutti, però per esempio ci sono persone che vanno a presentarsi anche a case editrici con un fumetto disegnato sul foglio a righe, su un quaderno a righe. E che cosa ci può fare l'editore? Non vi presentate in maniera professionale. Disegnare su foglie a righe a quadretti va bene quando state facendo degli sketch a caso voi. Però è anche importante usare la pagina bianca, e soprattutto quando andate a presentarvi a un editore o a una scuola o comunque a un autore per fargli vedere come disegnate, non potete presentarvi con il foglio a quadretti, non è professionale. Quindi usate sempre la giusta strumentazione, quella adeguata al lavoro che state facendo, ecco. L'ottavo errore invece da non commettere mai, oggi sono molto cattivo con questo fude, è quello di disegnare da reference di altri disegni. Ogni autore ha il suo stile, ogni autore cambia le proporzioni e l'anatomia in maniera diversa. A meno che non vogliate diventare la copia di quell'autore, sicuramente io vi sconsiglio tanto di usare dei disegni come reference, anche perché tante immagini di reference che ci sono, tipo gli album su Pinterest, eccetera, che ci sono le cose taggate come reference, però la maggior parte sono sbagliatissime, proporzioni che non hanno senso, anatomia gommosa. Perché usare disegni come reference? È molto più utile e molto più educativo utilizzare delle foto, sempre quando possibile, però è molto importante utilizzare le foto come reference. Ricordate che ognuno vede la realtà a suo modo, quindi un fumetto, un disegno, un manga non è altro che un'astrazione della realtà, il vostro modo di vederla. Se voi copiate il modo in cui la vede qualcun altro, rimarrete solo la copia di qualcun altro. Invece dovete imparare voi a ricreare qualcosa che avete nella vita reale, qualcosa di reale. Quindi non copiate i disegni di altri. Mentre la una cosa che non devono assolutamente fare qual è? Non usare proprio le reference, perché c'è chi dice: ma io ho il mio stile, io non voglio usare reference, so come sono fatte le cose. Nella vostra testa sicuramente avete un'idea di come sono fatte le cose, però facciamo una prova adesso. Stoppate il video e provate a disegnare un gamberetto. Ok? Io solito faccio l'esempio con la bicicletta. Provate a disegnare una bicicletta a memoria. Ti fanno due ruote, e poi? E poi? E poi cosa c'è? Facciamo la bicicletta? Vai, facciamo la bicicletta a mente. Allora, mi ricordo che c'ha le ruote. Forse sta un po' così, e poi un po' così, e credo sia tipo così. Non mi ricordo. Tra l'altro io non so neanche fare ad andare in bicicletta, quindi... Serio? Giuro. Guarda, è molto meglio di come... Oh, guarda, forse un manubrio, ruote... Il manubrio, le ruote... Ok. Il portapacchi... Forse è tipo così... Andiamo a vedere su una bicicletta reale. Allora, qui abbiamo già un po' di biciclette, e già se vediamo ci sono un sacco di tipi diversi, tipo ci sono quelle... In giapponese queste le chiamano mamachari. Perché hanno il cestino e le chiamano quelle che la mamma usa per fare la spesa, no? Già ce ne sono tante diverse. Ecco, per esempio, qui abbiamo il manubrio che è fatto così, la ruota che è leggermente portata in avanti. Tra l'altro tu non l'avevi neanche disegnata né catena né pedali, tra l'altro. Né catena né pedali. Quindi questa bicicletta... Una bicicletta che non si muove. A spinta. Oh, ecco, già... Ok, stiamo vedendo già bici. Stiamo vedendo per esempio la ruota, dove la ruota arriva. È molto più alta. Già. E poi abbiamo questa parte qui. Vedete, seppure è uno sketch, già si capisce che una è una bici reale, una è così. Poi, ovviamente, un giorno, quando avrete disegnato le bici centinaia di volte, passerete alle moto e poi alle macchine, potrete disegnare tutto anche senza reference. Ma finché ne avete bisogno,
usatele queste reference, ci sono. Ora sì, questo è uno sketch molto molto basilare, però si vede tanto la differenza tra una bici e l'altra. La mancanza di pedali veramente mi distrugge, la mancanza di pedali, ora che me l'hai fatto notare. Quindi ecco, usate sempre reference, sono pochi al mondo quelli che si possono permettere di non usarle affatto. Quindi adesso manca l'ultimo consiglio. Ultimo, ma non meno importante. Forse il più importante di tutti, direi. Posso dirlo, lo dico io? Tu, tutto per te è questo. È un consiglio che può sembrare venga da un posto mio di interesse, perché faccio l'insegnante, però quello che voglio dire è di non affidarsi solamente ai tutorial online. Io, quando ho cominciato a disegnare, ho cominciato a disegnare fumetto appunto affidandomi ai tutorial online, guardando i manuali, quello che potevo, ma in questa maniera ho preso un sacco di abitudini sbagliatissime che quando sono andata in Giappone mi hanno dovuto correggere. Quindi va bene guardare un po' i tutorial, va bene esercitarsi a casa, però anche la presenza di un insegnante è molto molto importante nella formazione di un disegnatore. C'è bisogno di qualcuno, ragazzi, che vi corregga, che vi dice dove state sbagliando e cosa. Altrimenti rimarrete sempre con il dubbio, ma come mai, non lo so, i vestiti dei miei personaggi sembrano sempre bagnati? Se lo fai vedere a un insegnante, l'insegnante ti dirà: ah, ci stai facendo troppe pieghe, le stai facendo nel modo sbagliato. Come mai i miei personaggi sembra sempre che guardino nel vuoto? Esatto. E un insegnante ti dirà: perché gli occhi vanno spostati in questa maniera, e allora in questo modo riesci a creare il focus all'interno dello sguardo del personaggio. E ogni disegno alla fine è diverso dal disegno precedente, quindi quello che va bene per un tutorial non andrà bene per il vostro prossimo disegno. I tutorial servono, però fino a un certo punto. Vi possono aiutare, come stiamo facendo noi con questa serie, a darvi un'infarinatura generale, però è ovvio che tutto quello che vi serve a sapere sul disegno non potete apprenderlo solo attraverso i video su YouTube. In parte vi serve per iniziare a entrare in questo mondo, vedere se vi piace, vedere se è quello che volete fare, se avete voglia di studiare disegno, perché è una delle tante cose magari che si devono fare, ma non molti sono pronti a questo. Quindi ecco, se attraverso questi video magari avete capito che vi piace disegnare, vi piace fare questo nella vita, allora a quel punto magari è arrivato il momento di non fare solo più disegni rispetto a video tutorial su YouTube, ma andare proprio in dei corsi reali, dell'accademia, delle scuole. Caterina vi aspetta qua alla Lucca Manga School, se vorrete venire ovviamente io vi lascio, come in ogni video, tutti i link utili qua sotto in descrizione. Ringrazio lei per essere stata qua con me anche oggi. Come sempre, qua accanto a me trovate la playlist con tutti i video di questa serie, e noi ci vediamo il prossimo mese con il video che sarà sul digitale, finalmente, visto che abbiamo parlato sempre di analogico. Ora, dopo questo video sugli errori, ci spostiamo un po' sul digitale. Qua in alto trovate i rispettivi canali in cui iscrivervi. E detto questo, come sempre, noi ci vediamo al prossimo video.